Dati positivi per le acque di balneazione lungo la costa dei Trabocchi, lo dicono le analisi dell'ARTA Abruzzo. È la prima volta che accade, commenta il presidente della SASI SPA Gianfranco Basterebbe in conferenza stampa a Lanciano. Segno che il sistema di depurazione fognario gestito dall'ente frentano sta funzionando a dovere. Per la prima volta nei comuni gestiti dalla SASI, da Ortona a San Salvo, tranne che su un tratto del fiume Foro Sud di Ortona, tutti gli altri escono con una positività mai avvenuta da quando si sono cominciati a prendere questi rilievi. Cioè, esce in modo positivo, addirittura anche le foci dei fiumi, che da sempre sono stati quelli con maggior problematiche per le coste, per la costa dei Trabocchi. Quindi esce dentro tabella il Feltrino, esce il Moro, esce il Sangro, esce lo Sente, esce la Lente, e chi più ne ha più ne mette. Sul fronte depurazione, la SASI annuncia la richiesta di dissequestro dei 12 impianti posti a sequestro nel 2015 per la prima volta, che sarà inoltrata a breve alla Procura di Lanciano. Ma sulla depurazione stiamo per chiudere definitivamente una relazione per confrontarci con la Procura di Lanciano per vedere se ormai è possibile dissequestrare i 12 depuratori sequestrati 2 o 3 anni fa. Su 9 di questi il risultato è già avvenuto e quindi ci stanno anche le analisi a confrontarli. Uno è in fase di risoluzione, 2 stanno per partire nuovi lavori e che non è stato possibile ripararli, ma rifarli di sana pianta. Però alla luce ormai di tutti i finanziamenti occorsi, dei lavori già fatti e di quelli che stanno in corso, io ritengo che ci possano essere i presupposti per un loro dissequestro e quindi un loro ritorno alla gestione, come è più che giusto che sia affidato alla SASI e non più ai comuni, come sta avvenendo in questa fase. E infine la questione vertenza ACEA. Nei prossimi giorni ci sarà un incontro risolutivo tra le parti per risolvere l'ingiunzione di pagamento non più opponibile in sede giudiziale. Il presidente Basterebbe si dice fiducioso. Sì, giovedì e venerdì abbiamo programmato un incontro con l'ACEA. L'avvio di questa trattativa, diciamo, che abbiamo instaurato da poco più di un mese, e per quello che ci siamo detti per telefono, io sono convinto di riportare belle novità anche su questo argomento e per chiudere un'altra vertenza che si trascinava ormai da troppo e troppi anni.